un accordo tra il Centro per la Procreazione Medicalmente Assistita di Cortona, l'ospedale della Fratta e quindi l'azienda ospedaliera toscana Sud-Est e l'azienda ospedaliera universitaria di Siena per consentire al maggior numero possibile di coppie di soddisfare il proprio desiderio di avere un figlio anche attraverso un'app. Dal tuo telefonino, che ormai è diventata inseparabile, noi viviamo con il telefonino giorno e notte, tu puoi raggiungere il punto più vicino, puoi fare domande, puoi prendere un appuntamento, puoi addirittura parlare con il punto erogante. Quante sono ad oggi le coppie, se possiamo fare una stima, insomma, che hanno problemi di fertilità? Beh, è molto semplice, si parla del 25% di tutte le giovani coppie, quindi una su quattro, dei numeri molto importanti, ma quello che ci deve far pensare è che oggi abbiamo una denatalità nel nostro paese, in particolare anche nella nostra regione, quindi questo è un grosso problema, ecco che siamo chiamati per la nostra parte ovviamente a dare tutto quello che possiamo. Io credo che la procreazione assistita, ma più che altro, più in genere, il discorso dell'infertilità, quindi la prevenzione, la chirurgia, la terapia dell'infertilità, siano dei momenti importantissimi per il nostro paese. Ecco, questo accordo, che a questo punto diventa proprio strutturale, che cosa cambia, che vantaggio porta? Diciamo, il vantaggio è che le coppie che accedono sia al centro di Siena, sia al centro di Cortona nel caso specifico, oppure a tutti i centri dell'area sud-est, possono, nel momento in cui ci fosse la necessità di dover accedere a un intervento chirurgico per risolvere un problema che è alla base della sterilità, hanno un accesso privilegiato, quindi per risolvere il loro problema in tempi veloci. Questo garantisce alla coppia, poi, una volta risolto il problema, di ritornare al suo centro di appartenenza e continuare l'iter.